percorsi ed esperienze culturali innovative alla scoperta dei siti, pensate, meno nascosti della Puglia. Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori per una puntata speciale di Tesori Nascosti. Io avrò il piacere di portarvi nei siti scelti dalla Proloco Umpli, in sinergia ovviamente con le Proloco territoriali, con i miei tre ospiti che mi hanno raggiunto in studio e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Io parto dal presidente proprio Proloco Umpli, Rocco Laucello, benvenuto con noi. Ben ritrovati ai telespettatori di TRM, grazie. Grazia Di Bari, consigliera della Regione Puglia con delega proprio alla cultura, benvenuta. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. E infine Gerardo Strippoli, consigliere proprio Umpli Puglia, ben ritrovato. Buonasera, grazie a voi. Il nostro intento questa sera è quello di portare i nostri telespettatori in questi siti che avete scelto. Avete scelto in sinergia, Presidente, parto proprio da lei, con i vari presidenti territoriali. Ecco, c'è una Puglia da scoprire, nascosta e soprattutto da valorizzare. Beh, la Puglia è molto bella, ci sono tantissimi siti di interesse culturale non conosciuti. E quindi il nostro impegno è quello di scoprirli e metterli in rete attraverso i nostri ambiti territoriali che l'Umpli Puglia è strutturata sul territorio regionale. È chiaro che i siti poco conosciuti non rientrano tra i siti soliti e quindi tra i percorsi che oggigiorno il turista, quando arriva in Puglia, già chiede e conosce, e il nostro impegno è quello di farli conoscere attraverso il coinvolgimento dei residenti, perché affinché loro si renderebbero ambasciatori insieme a noi della promozione della propria località, del proprio borgo. Questo avviene soprattutto nelle aree interne, in quanto sono meno frequentati, in particolar modo nel periodo estivo. Ma la nostra è un'azione di destagionalizzazione dei percorsi e quindi di conoscenza di questo patrimonio ricchissimo, e che noi cerchiamo di farlo emergere all'interno della regione, ma soprattutto proponendolo anche fuori regione. E poi capiremo anche se questo modello sarà replicabile in altre regioni. Ci tengo a dire che questa è una terza edizione, si svolgerà il 27 e il 28 maggio proprio nei siti scelti dalla Proloco. Io quindi inizierei proprio con voi il nostro viaggio, che parte praticamente dal sud della nostra regione. Andiamo a Galatina perché abbiamo visitato la chiesa delle anime sante del Purgatorio. E ovviamente io voglio ringraziare tutti i presidenti che ci hanno accolto, qui in particolare Lorenza Pascali. Benvenuti a Galatina, Galatina città d'arte. Sono Lorenza Pascali, la presidente della Proloco. Grazie a Umpli si riesce a promuovere questi tesori che sono nascosti perché non sono ancora nei circuiti turistici. Sono però la vera bellezza perché rappresentano l'arte e la storia dei nostri territori. La chiesa delle anime sante del Purgatorio si trova ad oriente della città ed è stata da noi scelta perché è un gioiello. Piccolo tesoro nascosto di Puglia, il grande segreto che nasconde è proprio una chiesa sotto i nostri piedi che dovrebbe essere, perché c'è una specie di dannatio memoriae, quindi non ci sono documenti che comprovano quello che sto dicendo in questo momento, che comprovano che sotto questa chiesa c'era una chiesa ottagonale legata ai Templari, e poco distante c'era il fortino e la chiesa Templare.
Alle mie spalle c'è uno dei capolavori d'arte di questa chiesa ed è un capolavoro di Serafino Elmo del 1744 che dipinge nel quadro non solo la Madonna e le anime purganti. In basso vediamo i due fratelli Giovan Antonio e Giovan Angelo Cafaro, priore e vicepriore del tempo, che stanno versando da due brocche dell'acqua proprio per dare ristoro alle anime purganti. In alto c'è un bellissimo controsoffitto firmato da Aprile Petrachi, un grande ebanista di Martano. Firma i lacunari ottagonali che vediamo in alto e al centro è inserito un grande quadro sempre di Serafino Elmo. Sei grandi statue, San Gregorio, San Nicola Tolentino, San Domenico, Santa Caterina da Siena, Santa Cecilia e Santa Cristina ci guardano dall'alto e ci sono dei bellissimi angeli Regi Candelabro con la cornucopia, portafortuna per eccellenza. In sagrestia troviamo una particolare statua in perastro selvatico, quindi in legno, dove si vede un Cristo risorto molto stempiato, quindi la particolarità è quello che è un po' stempiato. Sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista spirituale. In questa chiesa, da illo tempore, quando c'era il mese dei defunti, tutta la cittadinanza veniva qui, si celebrava qui il mese dei defunti. Quindi la chiesa è importante per vari motivi, soprattutto per la bellezza architettonica. Naturalmente, come tutte le chiese, ci siamo impegnati ad aprirla non solo per il 28 maggio, che è il giorno dedicato ai tesori nascosti, ma visto che è un tesoro, appunto, si cerca anche di trovare i fondi per ristrutturarla. Bellissimi sono gli stucchi settecenteschi che coprono interamente tutta la chiesa, quindi sarebbe un'opera buona, insomma, aiutare a trovare dei finanziamenti per ristrutturare questa chiesa. Ha bisogno di urgenti restauri, perché sarebbe un peccato vederla piano piano deperire. È un gioiello. Se anche con i fondi del PNRR si potesse fare qualcosa, sarebbe cosa bella e giusta. Il progetto Tesori Nascosti, promosso da Umpli Puglia, patrocinato dalla Regione Puglia e realizzato su Galatina dall'Associazione Proloco, costituisce per la nostra città un'occasione importante, un'opportunità straordinaria per aprire a tutti i visitatori, a tutti coloro che vorranno quella sera visitare la nostra città, poter vedere uno dei gioielli più belli del nostro territorio. Abbiamo pensato quindi come Proloco di unire due manifestazioni storiche in maniera tale che una desse forza all'altra, creando un evento unico, il primo sicuramente in Galatina, e quindi abbiamo suddiviso Galatina in tre mappe tematiche. Galatina di Lor Signori, gli anni 20 dove fa parte questo tesoro e la Galatina medioevale. Umpli ci dà questa possibilità ed è il nostro punto di forza. Il 28 maggio ci sarà un'inaugurazione con una serie di eventi.
Galatina aprirà le porte della città a tutti i visitatori, presentando Galatina in fiore. Galatina in fiore svelerà il tesoro nascosto di Puglia. Voglio rivolgermi alla consigliera regionale Grazia Di Bari con delega alla cultura, perché questo primo racconto un po' apre a tante riflessioni, non soltanto soddisfa quella che è la bellezza anche nascosta che la Puglia possiede, ma purtroppo c'è un grave problema, quello di mantenere vive queste strutture. Le dico, io ho girato per i 14 siti e sono diversi proprio gli appelli che arrivano dai diversi proprietari, perché molte realtà sono anche private. Ecco, cosa la Regione può fare per tutelare e continuare a mantenere in piedi questi tesori di Puglia? Chiaro che quando parliamo di valorizzazione di siti e in generale parliamo di tutela innanzitutto, e la tutela viene dalla conoscenza. Se non abbiamo conoscenza del nostro patrimonio, di conseguenza non possiamo tutelarlo. E io poi dico sempre che la conoscenza porta poi anche a sviluppare una sorta di tutela da parte della stessa comunità, innanzitutto, prima che delle istituzioni. Nel momento in cui chi abita quel territorio si rende conto dell'importanza di quello che è il proprio patrimonio culturale materiale, in questo caso, è chiaro che il primo a farsi tutela di quel bene e a farsi anche ambasciatore. È chiaro che la Regione Puglia, la prima cosa che ha fatto è attraverso l'azione concreta che viene messa in campo dall'UMPLI, grazie alle diramazioni quasi capillari delle stesse, per la loro presenza in quasi tutti i comuni della Regione Puglia, fa sì che ci sia un'attenzione e ci sia stata una richiesta da questo punto di vista, proprio di andare ad aiutarli da un punto di vista, diciamo, delle risorse economiche, per far sì che si potesse dar voce e far luce su quei tesori nascosti. Ma questo non basta, è il primo passo. Molto spesso ci troviamo di fronte a dei beni che sono ecclesiastici, quindi la Regione non può, anche volendo e anche avendo, laddove si avessero, ma al momento non si hanno, risorse per andare a recuperare da un punto di vista strutturale questi beni, è chiaro che la Regione non può entrarci, perché stiamo parlando di proprietà e di gestione proprio dell'ente ecclesiastici. Quindi l'ultimo appello che è stato fatto rispetto all'utilizzo del PNRR, come sappiamo, molte risorse del PNRR non sono in capo, la gestione non è in capo alla Regione, ma è in capo ai singoli comuni. Poi sono comunque vincolate le risorse che vengono date. Per esempio, Regione Puglia ha avuto la possibilità, e il mio dipartimento in particolare, ha avuto la possibilità di gestire ben 56 milioni di euro per il recupero di quelli che erano l'architettura rurale. Sono arrivate talmente tante richieste in questo senso che hanno dato la possibilità, appunto, di andare a recuperare dei manufatti rurali, parlo dei muretti a secco, delle poste, di tutto quello che appunto attiene al patrimonio rurale privato, ma l'ha fatto la Regione Puglia perché avevamo questa possibilità. Mentre rispetto a quello che anche noi oggi stiamo raccontando, grazie all'UMPLI Puglia, sono oltre 200 le realtà che appunto ne fanno parte, è davvero una grande famiglia. Io le vorrei chiedere, ecco, questa è la chiave vincente per destagionalizzare il turismo. La Puglia non è solo mare, ma la Puglia è anche storia, cultura e arte, perché ci sono tanti quadri anche in diverse chiese di valore. Ecco. Sì, grazie a questo progetto si ha la possibilità non soltanto di destagionalizzare, ma di dare quel valore alle aree interne. Attraverso anche quelli che sono i vari bandi che sono stati pubblicati dal Dipartimento Cultura e Turismo, abbiamo dato la possibilità di andare a recuperare i borghi, che sono per eccellenza le aree interne. Stiamo facendo questo proprio per, intanto perché la Puglia non rappresenta soltanto il turismo cosiddetto balneare, ci sono tanti vari tipi di turismo e noi abbiamo la
necessità di andare a qualificare l'offerta turistica. Lo possiamo fare attraverso la valorizzazione e la promozione delle aree interne e di tutti quelli che sono i tratti identitari della nostra cultura. Ecco, prima di andare avanti io vorrei ringraziare il nostro pubblico presente. Presente in studio un pubblico che in realtà rappresenta, ecco, le 14 delegazioni che ci hanno accolto in questo viaggio che vi stiamo raccontando. E io vi invito nuovamente, il 27 e il 28, visitate questi gioielli nascosti. E adesso vi porto proprio in un sito praticamente dall'altra parte della Puglia. Siamo partiti dal Leccese, andiamo invece nel Foggiano, dove il mio collega Ciro Dattoli ci racconta il prossimo sito. Sentite. Maria Cristina, come vedi non sono da solo, sono in compagnia di Angela Campanelli, che è la responsabile del Proloco di Volturino, perché sono in un posto, anzi siamo in un posto molto particolare, singolare, davvero un tesoro nascosto. Siamo sul subappennino Dauno e siamo nel borgo della Serritella, ove c'è la chiesa della Madonna della Serritella, che è la patrona di Volturino, è giusto? Sì, esattamente. E noi ci teniamo molto a questo borgo in quanto il popolo di Volturino è molto devoto alla Madonna di Serritella e diciamo che il 27 e il 28 maggio, ecco, l'iniziativa è stata organizzata dall'Umpli Puglia PS con le altre associazioni e Proloco associate, e in particolare noi rappresentiamo la delegazione dei Monti Dauni, ed è un'iniziativa meravigliosa in quanto porta alla luce tutti i tesori nascosti, quindi i patrimoni culturali, paesaggistici e architettonici, come appunto in questo caso. Nel frattempo che noi parliamo, infatti poi vedrete scorrere delle immagini che abbiamo registrato poco fa, proprio per farvi comprendere la bellezza e le caratteristiche di questo borgo, che unisce storia, tradizioni, cultura, testimonianze alla fede e alla religiosità. Infatti è un santuario importante per una buona fetta del subappennino Dauno. Esatto, di Serritella si parla per la prima volta nella biografia di Sant'Alberto, che è il vescovo di Monte Corvino, che è la torre, il resto della torre, insomma, che si trova più su. E diciamo che uno degli episodi che volevo raccontare era che in pratica c'era un infermo chiamato Benedetto da Biccari, il quale si recò sulla tomba di Sant'Alberto per chiedere la grazia, ma non essendo ascoltato decise di fare ritorno a casa e si imbatté nella chiesa di Serritella, proprio perché era sulla strada del cammino di ritorno, e quando si riposò in questa chiesa gli apparve Sant'Alberto, che gli fece la grazia. Ecco perché si parla per la prima volta di Serritella proprio più o meno intorno al 1100. Però in particolare diciamo che il 700 è stato l'anno più propizio per Serritella, in quanto ha sancito proprio l'unione fedele fondamentale tra il popolo di Volturino e la Madonna di Serritella. Per quale motivo? Perché nel 1774, dopo numerosi episodi di sangue e battaglie tra il clero della chiesa abbadiale di Volturino e la popolazione e dei contadini, tramite l'intercessione della Madonna e quindi dopo numerose preghiere, riuscirono a trovare un accordo di pace, e quindi fu stabilito che la Madonna fosse appunto la patrona di Volturino e che fossero stabilite delle feste in suo onore la prima domenica di maggio. Infatti oggi non la vediamo qui presente la statua, perché la settimana scorsa c'è stata la festa patronale e la Madonna viene accompagnata in paese da numerosi carri allegorici a tema religioso, allestiti da gruppi di famiglie, di amici, di associazioni che, per rendere omaggio e come testimonianza della loro devozione, allestiscono in maniera molto minuziosa e particolare dei carri, che sono costituiti da trattori, motori e rimorchi, e vengono allestiti con fiori, tulle, bambini vestiti da angeli, e raccontano diversi passi della Bibbia, e in particolare appunto rendono onore alla
alla Madonna. Che particolarità ha la statua iconica della Madonna della Seritella? Allora, la statua è alta circa 95 cm ed è fatta di intagliata nel legno di cedro. E ha una veste rossa seduta su un trono e ha un manto celeste coperto di stelle dorate. E in particolare nella mano sinistra sostiene il bambino Gesù che ha a sua volta con la mano destra in segno di benedizione, mentre sull'altra mano mantiene un pomo che potrebbe essere rappresentato un globo, mentre la Madonna mantiene sull'altra mano una spiga d'oro e una corona d'alloro. Abbiamo parlato di particolarità, di luogo simbolico coinvolgente che unisce storia, bellezze paesaggistiche che non mancano mai sul subappennino Dauno, però probabilmente poco valorizzati, e quindi andrebbe fatta un'azione di promozione perché possa essere più conosciuto e molti possano, non solo in pellegrinaggio, venire qui. Esatto, noi abbiamo scelto appunto il Borgo di Seritella in quanto è un tesoro in realtà non nascosto, ma alla luce degli occhi di tutti, soltanto che è poco valorizzato e poco conosciuto nella nostra zona. Sicuramente tutti gli altri paesi attorno conoscono il forte legame di devozione e di fede che unisce il popolo di Voltulino alla Madonna di Seritella, però purtroppo è poco conosciuto. In questa zona ci sono veramente tanti tesori nascosti che dovrebbero essere valorizzati di più. Può essere un ritrovo soprattutto per i pellegrini, per i passanti che vogliono dedicare un momento della loro giornata alla preghiera e quindi alla fede. E noi con questo invito di Angela vi lasciamo, e vi lasciamo con una immagine di chi ci ha accolto, della Madonna della Seritella. E ringrazio Ciro Dattoli e Danilo Longo per questo racconto. Ritroveremo Ciro in un'altra tappa, e voglio ovviamente ringraziare anche in questo caso la presidente Angela Campanelli per appunto averci descritto il sito. Nel pubblico è presente un altro membro del direttivo, una ragazza giovanissima. Ecco, ti puoi presentare? Sono Agostina e appunto rappresento la Proloco di Voltulino. Ecco, mi ha colpito anche quando prima ci siamo presentate a telecamere spente, siete giovanissime. Perché vi siete avvicinate alla famiglia Proloco? Perché per noi è una possibilità la Proloco ci permette di metterci a disposizione appunto per far sì che i nostri posti, i nostri luoghi che non rientrano nel turismo di massa, per appunto farli in qualche modo emergere e quindi mettere in pratica magari le nostre idee, che sono a volte ben diverse dall'età un po' più avanzata magari. Ecco, queste sono parole bellissime. Gerardo, prometto che verrò da te tra pochissimo, però vorrei fare un ultimo passaggio con la consigliera perché poi è impegnata. Ecco, io prenderei proprio spunto da queste ultime parole. Vediamo i giovani, giovanissimi, che si stanno avvicinando a queste realtà. Prima lei diceva che bisogna conoscere il territorio per saperlo raccontare e per saperlo valorizzare. Sì, assolutamente. Devo dire che anche in questo l'UMPI è stata in qualche modo antesignana, perché ha dato la possibilità attraverso il servizio civile di formare questi ragazzi. Io quello che ho sempre cercato di far passare è che con la cultura, a differenza di chi pensa non si possa poi avere possibilità di occupazione, in realtà si sbaglia. E l'UMPI ancora una volta, attraverso appunto la formazione, però per fare cultura ovviamente bisogna avere formazione, lo dicevamo prima, per poter tutelare bisogna avere le giuste informazioni, acquisire la giusta preparazione. Loro lo fanno attraverso questi corsi di formazione che viene fatto attraverso il servizio civile. Questo significa creare occupazione, creare economia per quei luoghi che abbiamo detto prima sono ormai desertificati da un punto di vista proprio di abitanti degli stessi borghi. Noi stiamo cercando di ripopolare i borghi anche attraverso la cultura, anzi soprattutto attraverso la cultura. La cultura veramente è lo strumento migliore per migliorare la vita di chi abita il nostro territorio, e noi lo stiamo facendo in maniera sistematica insieme alle istituzioni, quindi Regione Puglia, con le Proloco, con le associazioni e con i comuni.
se non si mettono in rete queste entità, se non si lavora insieme, non si crea poi quel circolo virtuoso che può far sì che la Puglia possa essere ancora scelta dai turisti, e quindi la qualificazione del turismo, come dicevo prima, avviene solo attraverso un'offerta culturale che sia alta e soddisfacente. Ecco, poi posso testimoniare, molti ragazzi del servizio civile, che fanno parte proprio del servizio civile, poi sono rimasti nella famiglia Umpli, lavorano a tutti gli effetti, quindi sicuramente, ecco, c'è possibilità di lavoro in questo settore, come lei diceva. Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto. Io voglio ringraziare Grazia Di Bari per essere stata con noi, le ricordiamo consigliera regionale con delega alla cultura. Invece noi ci ritroviamo tra pochissimo, perché il nostro viaggio è ancora lungo. Continua il nostro viaggio nella Puglia nascosta, grazie a Tesori Nascosti. È rimasto in studio con noi il presidente Proloco Umpli Rocco Locello e Gerardo Strippoli, componente proprio della Umpli Puglia. Ecco, verrei da lei, Gerardo. Abbiamo già visto due siti nascosti, abbiamo parlato anche di quelle che possono essere le perplessità da parte anche dei privati, dei tanti privati che abbiamo conosciuto. Ecco, quanto è importante questa iniziativa per accendere i riflettori su tematiche che purtroppo vengono alla luce solo nel momento in cui si svela il tesoro? Non c'era una consapevolezza già prima? Beh, assolutamente. Intanto, diciamo, questi siti sicuramente erano già, diciamo, conosciuti, però per lo più dagli abitanti del posto, delle stesse località, ma non erano assolutamente, diciamo, tenuti in considerazione, anzi sono piuttosto degli indicatori di grande storia, di grande cultura, di grandi tradizioni, però purtroppo soffrono dell'abbandono, tra virgolette, appunto, da parte degli stessi proprietari, perché, come si diceva prima, sono molte volte, diciamo, ecco, di privati, fanno capo a privati e a private proprietà, oppure fanno capo a, diciamo, enti ecclesiastici, però subiscono appunto da tanto tempo l'abbandono. E questo è proprio frutto del lavoro capillare che è stato svolto proprio dall'Umpli Puglia, che sta dimostrando che, diciamo, insieme, ecco, alle istituzioni, che la Puglia non è soltanto quella che era considerata fino a, diciamo, 10-12 anni fa, cioè la regione da visitare soltanto nel periodo balneare estivo, con i suoi 800 chilometri di costa. Ma in questi anni è stato fatto un grande lavoro, le Proloco, di pari passo con le istituzioni, stanno dimostrando appunto che è una regione che offre tanto, non soltanto nel periodo estivo, ma anche, diciamo, in altri periodi, in altre stagioni. Ecco perché c'è stato tutto un lavoro sviluppato sul turismo destagionalizzato. Uno di questi aspetti è proprio quello della riscoperta di questi tesori, appunto, nascosti, di questi siti che meriterebbero veramente un'attenzione particolare e meriterebbero anche delle risorse per riportarli in auge, per ristrutturarli molte volte. Per esempio, si diceva prima di delle chiese rurali. C'è proprio l'esempio di una chiesa rurale che ha fatto parte del programma di tesori nascosti precedente, ma che in effetti non è una chiesa, ma è una basilica rurale, ha tutte le caratteristiche di una basilica, però, diciamo, è abbandonata totalmente. Infatti sono tante le chiese che abbiamo visitato anche quest'anno. Io voglio dire, poi magari, Presidente, verrò con lei ad affrontare questa questione. Le 14 delegazioni hanno scelto ovviamente un sito per delegazione, poi capiremo se il progetto si può ampliare il prossimo anno. Si amplierà. Vabbè, lo diciamo dopo, perché io adesso vi voglio portare in un'altra chiesa che abbiamo visitato, la chiesa della Madonna delle Rasce. Io voglio salutare il Presidente Vincenzo Corina,
che non ho conosciuto quel giorno, però siamo stati accompagnati da altre persone, quindi andrei adesso a Santa Maria di Leuca proprio per vedere questa chiesa che sorge a qualche chilometro, circa 2 chilometri proprio da Santa Maria di Leuca. Siamo nel comune di Castignano del Capo, esattamente in agro di Salignano, e questa zona è denominata Criminno. La chiesetta che vedete si chiama della Madonna delle Racee. Le racee per noi sono le scaracee, cioè le siepi, tutto ciò che sono arbusti nati in maniera spontanea ed invadenti. Questa chiesetta è stata edificata tra il 1667 e il 1699. Molte leggende narrano che questa chiesetta è stata uno dei primi approdi di San Pietro. Infatti qua a fianco c'è la grotta denominata Grotta di San Pietro. Questa chiesetta è sempre servita in passato come punto di riferimento per le coordinate dei pescatori. E dopodiché invece con l'edificazione che è venuta negli anni successivi si è sempre vista meno dal mare e i punti per i pescatori sono diventati altri. Innanzitutto qui si narra che c'era un gruppo di gente che abitò in questi luoghi appena scappati dalla diaspora di Vereto. Qua vicino c'è un pozzo, quindi giustamente chi scappava dal piccolo villaggio si rifugiò in questa, diciamo, piccola vallata, perché è un piccolo insediamento in una fossa rispetto al territorio vicino. Piano piano incominciarono anche i pellegrinaggi. Ospitando i pellegrini ci fu il bisogno nel 1678 di incominciare a edificare quello che era una chiesa. Il pellegrinaggio che c'è per Santa Maria di Leuca è un pellegrinaggio particolarissimo, perché è la via della perdonanza, quindi camminare in questi luoghi vuol dire meditare. Ci sono dei segni sia sulla costruzione esterna che testimoniano proprio il passaggio dei pellegrini. I pellegrini che passavano lasciavano un po' più avanti in un'erba antica una pietra, ma in questa chiesa è la loro croce. Esternamente sull'architrave c'è il simbolo del fiore messapico e anche alcune figure antropomorfe scolpite sulla pietra. Sicuramente nel 1600-1700 quelle figure venivano riproposte, ma molto spesso venivano anche recuperati da luoghi storici precedenti. Vediamo queste vele, che sono classiche di quello che è l'architettura, il barocco pugliese, il nostro barocco pugliese. È un barocco che si intreccia fra sacro e profano. Queste architetture, che possono essere delle architetture portanti di un certo valore, hanno comunque delle immagini, delle figure antropomorfe che reggono quello che è il basamento stesso.
C'è molto fra sacro e profano e la testimonianza di quello, cioè delle nostre radici che erano greche, messapiche e greche. Quindi anche la fede stessa viene retta da idoli oppure da testimonianze che non hanno niente a che fare con il cristianesimo. Il comune di Castrignano appunto è impregnato di storia. Questa chiesetta soprattutto con la sua architettura molto particolare merita ampiamente a far parte dei tesori storici di Puglia. Le immagini più che le parole, come in questo caso, parlano da sole. E io voglio adesso portarvi in un altro sito. Ovviamente non potevo girare la Puglia in due settimane per presentarvela, ma mi sono avvalsa di colleghi che mi hanno aiutato in questo cammino. La nostra Maria Cristina Mastrangelo, insieme a Salvatore Gentile, ci ha portato a Talsano, dove scopriremo una masseria privata. Vediamo. Serena, siamo nella sua proprietà, Masseria Nisi Foresio, bellissima, siamo in questo bellissimo parco che si trova di fronte alla villa. Ci stava raccontando dei suoi ricordi di infanzia legati proprio a questa masseria. E ci sono nata, c'è la mia famiglia, mia madre, mio nonno, è la mia vita, è meravigliosa, è fantastico, un parco di quasi 2 ettari. È stato molto suggestivo scoprire questo luogo che anche io non conoscevo e quindi Tesori Nascosti mi ha dato l'opportunità di conoscere un altro aspetto del mio territorio, perché alla fine la zona di Talsano è una zona ai più sconosciuta ed è bello un po' recuperare quelle che sono le nostre radici. Taranto come città industrializzata ha perso un po' la sua connessione con la terra e quindi riscoprire la storia di questi luoghi è come riavvicinarci alla nostra tradizione. Due momenti, come dicevo, differenti. Il primo giorno, il 27, il gruppo di musica popolare dei Dodeca si esibiranno all'interno di questi splendidi spazi e sicuramente porteranno con la taranta e con le musiche popolari un momento di allegria, anche perché si tratta di ragazzi giovanissimi che ormai sul territorio stanno facendo tanta strada e non solo. Mentre per quanto riguarda la domenica 28, l'appuntamento è sempre alle 10 incontro, 10:30 inizio, e avremo praticamente un gruppo dell'Alzano, dove verranno fatte delle rappresentazioni in abito magno greco all'interno del giardino, ma anche del parco proprio degli ulivi qui della struttura, che racconteranno praticamente la storia di Persefone e i doni che verranno consegnati alla dea. Ti faccio una domanda personale: che cosa ti lega particolarmente a questo posto? Beh, io sono tanti anni che mi adopero per incentivare e incrementare quello che è il turismo. Quello che mi lega, come diceva mia madre, sono fortemente legato al territorio, anche troppo, diceva lei, ma io sono contento di questo. Lei chiaramente lo faceva a livello di scherzo, ecco, tra di noi, però sono legato al territorio e ci tengo. Para
paradosso di questi bellissimi posti è che si trovano a pochi passi da noi, dai talsanesi in questo caso, però sono sconosciuti ai più, quindi magari molti talsanesi potranno venire a scoprire questo posto magico. Noi ci crediamo e vogliamo che questi luoghi vengano riscoperti perché poi abbiano una nuova vita. Il nostro intento è quello, quindi essere un tesoro si nascosto, ma che in qualche modo grazie a delle iniziative possa avere una nuova vocazione. Ringraziamo ovviamente anche Armando Blasi, il presidente intervistato dalla nostra collega. Presidente Lucello, invece vengo da lei. Questo è un esempio di come la sinergia per portare poi alla terza edizione Tesori Nascosti tra Umpli e privati. Beh, è una di quelle azioni importanti per il nostro mondo associativo. E per quanto tale noi cerchiamo di stimolare anche i privati ad essere protagonisti insieme a noi. Molto spesso come abbiamo visto ci sono dei siti veramente molto molto belli e sconosciuti. È chiaro, noi dobbiamo ringraziare loro per averci messo a disposizione il sito, ma allo stesso tempo li invogliamo a generare migliorie per rendere il sito fruibile 365 giorni l'anno. E adesso invece voglio portarvi di nuovo nel Salento, a casa l'abate Marina di Squinzano, dove saranno aperte due torri, una delle due tra l'altro, presidente, anche sede attuale della Proloco di Marina di Squinzano. Poi da lì ci siamo trasferiti in un'altra torre, Torre Specchiolla. Non voglio però rivelarvi altro perché voglio raccontarvelo così. Sono Mino Patera, il presidente della Proloco Casa l'Abate Marina di Squinzano. Questo è il primo dei due monumenti che visiteremo da qui a breve, è la torre di Casa dell'Abate. Vi accompagno per visitare dall'interno. È collegato alla costruzione di una torretta denominata Casa dell'Abate. Non vi è ancora una documentazione cronologica certa, ma la natura dell'edificio consente di affermare di essere stata costruita negli ultimi anni dell'Ottocento per consentire un controllo del territorio dai pericoli che potevano provenire dal mare. La casa dell'abate avrebbe assunto un ruolo strategico poiché era la torre di difesa situata tra le due grandi torri cinquecentesche di difesa, Torre Specchiolla e Torre Rinalda, molto distanti fra loro. Alcuni studiosi legano la nascita della postazione marina con le vicende della vicina Santa Maria di Cerrate. Oggi questa struttura è stata ristrutturata dal comune di Squinzano, diventando un vero e proprio pilastro di cultura e legalità per la popolazione locale e per i turisti. Questa struttura è stata messa a nostra disposizione dal comune di Squinzano da circa 2 anni. Siamo sede di Servizio Civile Universale, ci permette di realizzare dei progetti anche con dei bandi della Regione Puglia. Prova ne è questa mostra permanente che è situata dentro questa torre sulla flora e fauna della Marina di Casa l'Abate. In
occasione di Tesori Nascosti di Puglia abbiamo deciso di aprire queste due strutture, quindi la Torre Casa dell'Abate e Torre Specchiolla, per far sì che questi tesori vengano messi a disposizione e a conoscenza di tutta la collettività. Torre Specchiolla fu eretta durante il Regno di Napoli, più precisamente nel 1563. La sua funzione principale era quella di difesa contro le invasioni piratesche dei turchi e dei saraceni. Aveva però altre funzioni. Serviva da presidio ospedaliero durante l'epidemia di peste per contrastare appunto questa malattia giunta alle nostre coste dall'Oriente. La Torre Specchiolla ha una base a forma quadrata, è realizzata in pietrame e carparo, ha tre caditoie su ogni lato in corrispondenza delle principali aperture del portone centrale e delle quattro finestre, una su ogni facciata. Ha volte a botte, un vano superiore e uno inferiore ed è alta 14 metri. E ringrazio Cosimo Patera e rimaniamo più o meno in zona, ci troviamo nel Tarantino ma nell'Alto Salento, a Fragagnano, dove Nunzia Di Giacomo ci ha raccontato quello che si trova nella contrada Macchie proprio di Fragagnano. Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa, in quanto Tesori Nascosti di Puglia costituisce un'ottima occasione per valorizzare dei siti poco noti come il sito alle mie spalle. Si tratta di un sito sicuramente nascosto, ma ricco di fascino, ricco di storia, di suggestione. Sito di proprietà privata, immerso nel verde della Macchia mediterranea, presenta tutti gli ingredienti che ne costituiscono un vero e proprio paesaggio idilliaco. Questo sito è importante perché comprende una cappella che era comunque tutt'uno con un frantoio ipogeo, che è la cosa forse più interessante e importante. Qui alle mie spalle abbiamo questa cappella che si presenta dalla struttura molto semplice e lineare, impreziosita al suo interno da alcuni dipinti, di cui purtroppo oggi rimane ben poco. Il dipinto centrale raffigurava la deposizione di Cristo, quello sul lato sinistro la figura di Sant'Antonio con il bambino seduto sul libro secondo l'iconografia tradizionale, mentre sul lato opposto la Sacra Famiglia. Da uno studio effettuato in passato è stato possibile notare che i colori utilizzati e i tratti sono identici, per cui si è supposto che i dipinti siano stati eseguiti dallo stesso artista. Annesso alla cappella abbiamo invece il frantoio ipogeo, al quale si accede attraverso una scalinata. I
ipogeo, così come richiama l'etimologia del termine, appunto sotterraneo, costruito in questa maniera, in quanto in questo modo si ricavava un ambiente ideale per l'olio, poiché era appunto ipogeo, consentiva di scaricare in maniera molto rapida i sacchi delle olive e le sciaie attraverso delle caditoie che si aprivano sulla volta. Ma poi comprende le tagliate, che erano delle cave antiche da dove si ricavavano, e i tufi che poi servivano per costruire i fabbricati nel paese. Poi ci sono i pagliari, erano delle costruzioni con tufi tipo muri a secco. Un acquaro che serviva naturalmente a raccogliere le acque della zona, e l'acqua che era naturalmente di vitale importanza per le persone, per la sopravvivenza delle attività che si facevano intorno alle attività del frantoio. Questi sono solo due di alcuni siti presenti sul territorio fragagnanese che grazie a questa iniziativa punteremo a valorizzare e a far conoscere ai più. L'occasione per salutare e ringraziare della sua presenza anche il presidente della Proloco Latiano, Cosimo Galasso, nonché proprio della delegazione Alto Salento. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, io posso dire cosa mi ha colpito di tutti questi luoghi visitati, che nonostante siate più di oltre 200 realtà, tutti e 14 siti avete deciso di rappresentare, ovviamente per singolo territorio, un tesoro nascosto. Ecco, anche lei sicuramente era favorevole a candidare Fragagnano. Ma certamente sì, infatti quest'anno si è scelto appunto Fragagnano perché ci ha presentato il progetto, l'abbiamo sposato, l'abbiamo valorizzato. La cosa che, come si diceva prima, che ci colpisce con questo progetto è quello che effettivamente siamo alla ricerca non di tesori nascosti di proprietà comunale o pubblica, ma di tesori tenuti da gente privata, e quindi andare a far sì che generalmente i privati ce l'hanno belli sotto chiuso, sotto chiave o d'altro, invece grazie a questo progetto riusciamo ad aprirli e finalmente riusciamo a metterli a disposizione del territorio. Beh, Fragagnano è uno di questi, ma come tanti altri e così via. Io l'anno scorso invece ho messo in evidenza un monastero che effettivamente si trova al centro del territorio, però è poco conosciuto, ma è un monastero, quindi è già qualcosa di diverso. Invece quest'anno si è andato alla ricerca principalmente di tesori nascosti di proprietà privata, e questo ci dice che effettivamente l'idea è stata propositiva, è stata molto valida e sinceramente ci porterà tanto entusiasmo e ci proietterà verso altri siti, altre conoscenze nel prossimo futuro. Lo speriamo, e speriamo, come dicevo prima in presenza proprio della consigliera, che ovviamente non è di competenza regionale, ma magari anche i comuni limitrofi potranno prendersi carico di eventuali costi di restauro proprio per restituire questi gioielli per come erano. Allora, noi ci dobbiamo fermare solo per qualche secondo, siamo a metà del nostro viaggio, quindi vi aspetto tra pochissimo. E continuiamo a raccontarvi la Puglia nascosta, ma prima di farlo vorrei ringraziare per la presenza, almeno da remoto, del presidente nazionale proprio Umpli, Nino La Spinna. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e grazie per aver dedicato questo tempo alle nostre Proloco. Come minimo, presidente, prima parlavamo proprio con la consigliera regionale con delega alla cultura, che ha elogiato proprio il lavoro dell'Umpli Puglia, soprattutto in questa iniziativa.
Io mi permetto di dirlo, non da pugliese perché vivo in Puglia, ma davvero l'Umpli sta facendo un lavoro straordinario. Tesori nascosti sta destagionalizzando il nostro turismo. Le chiedo subito, quindi, lei cosa pensa di questa iniziativa e se è un modello replicabile in altre regioni? Beh, intanto il plauso al nostro comitato regionale, al presidente Rocco Lavucello e a tutta la sua squadra. Lo devo fare anche io perché in effetti sta facendo un grande lavoro in quello che per noi è un settore strategico, che è quello della valorizzazione territoriale, la valorizzazione turistica. E con questo progetto sicuramente sta dando prova di quella capacità che le Proloco hanno di creare una forte propensione all'accoglienza turistica e soprattutto alla scoperta appunto di tesori nascosti che sono le nostre meraviglie, le meraviglie di piccoli centri che a volte sottovalutiamo ma che invece sono la nostra forza, la nostra migliore offerta turistica. Il percorso sicuramente è un percorso replicabile perché materialmente questo è quello che facciamo in tutta Italia, è quello che facciamo in tutte le nostre comunità. E il lavoro che sta facendo Rocco, e con Rocco sicuramente riusciremo a portarlo anche in altre parti d'Italia. Ne abbiamo già discusso nell'ambito della nostra fondazione, di cui Rocco fa parte nel consiglio di amministrazione, e per i prossimi mesi sicuramente cercheremo di creare questo progetto in tutte le altre regioni d'Italia, perché ritengo che tesori da mettere in mostra ce ne abbiamo veramente tanti. Quindi un lavoro di grande rilievo, e veramente un bravo al nostro presidente e a tutto il comitato regionale della Puglia, e lasciatemelo dire anche alla regione Puglia, che realmente sta supportando, sostenendo i nostri progetti, rendendosi conto di quanto la nostra organizzazione possa essere concreta nello sviluppare progetti importanti come questo. Quindi grazie a tutta l'amministrazione regionale per credere nei nostri progetti. Presidente, prima di salutarla, un telegramma. Possiamo immaginare dei tesori nascosti d'Italia, quindi abbattere quelle barriere, quei confini regionali, e una volta individuate in tutte le regioni i vari tesori, poter immaginare dei cammini, dei percorsi, dei momenti appunto di condivisione tra le singole regioni, immaginando un settore particolare, un cammino tra chiese, un cammino fra frantoi. Questo può essere un passaggio successivo a questo progetto? Sicuramente sì, perché dall'esperienza che stiamo vedendo in Puglia tutto questo può essere messo a sistema, e in questo caso in un sistema nazionale facilmente collegabile, perché grazie alla nostra rete che è presente in tutta Italia, che ha una forte vocazione in questo senso, credo che possa realizzarsi facilmente. Bisogna trovare tutti i meccanismi per far avviare un po' tutta la struttura, ma ritengo che questo possa essere sicuramente un'ottima occasione, magari come dice lei, strutturandolo in dei cammini, dei percorsi direttamente collegabili da regione a regione, che possano consentire magari ai visitatori di trascorrere dei giorni piacevoli passando da una località all'altra e andando a scoprire quell'Italia nascosta, che veramente può essere una scoperta giorno dopo giorno. Ecco, Presidente, la ringrazio per essere stato con noi. Salutiamo Nino La Spina, Presidente Nazionale Umpli, e buon lavoro. Grazie, saluto tutti voi, ringrazio ancora il presidente Rocco Lavucello, Gerardo Strippoli, ma tutte le Proloco della Puglia per il grande lavoro che fanno, tutti i nostri volontari, e credo che il contributo che diamo alla nostra
al nostro territorio è veramente molto forte. Vi ringrazio veramente a voi per darci questa opportunità di metterlo in mostra. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. Ecco, Presidente, un breve commento su... Beh, ha detto bene il Presidente nazionale. È chiaro che ogni azione mira a far sì che sia replicata in altre regioni. È chiaro che il nostro è un impegno importante, un impegno costante per rendere diciamo, la nostra regione più accogliente e più conosciuta a coloro che arrivano in Puglia. È chiaro che le energie ce ne sono tantissime e la testimonianza positiva è il coinvolgimento di tanti giovani. Dicevi bene prima per quanto riguarda i ragazzi del servizio civile. Beh, ogni anno noi mettiamo su, formiamo questi ragazzi ad impegnarsi, ma soprattutto ad avere amore per la propria località, amore per il territorio, e mettendo insieme poi tutti i vari segmenti per sviluppare un prodotto unico, va bene, sul territorio, in questo caso regionale della nostra Puglia. Ecco, io prima così ho lanciato questa idea di immaginare dei cammini che possano individuare diversi siti che magari raccontano una stessa tradizione. Facevo non a caso riferimento ai frantoi ipogei diversi, ne abbiamo visti nel corso di queste due settimane che vi stiamo oggi raccontando, ed è lì bello vedere come la diversità che poi rispecchia i territori, le esigenze proprio dei territori, in realtà raccontano lo stesso elemento. E per questo vi faccio vedere un altro frantoio ipogeo che abbiamo visitato per noi. Siamo stati a Palagiano, è stata lì Maria Cristina Mastrangelo, sempre con Salvatore Gentile. Ovviamente ringrazio la Presidente Raffaella Intini per averci accolti. La Proloco di Palagiano ha l'onore quest'anno di poter presentare un bene per lo più sconosciuto anche agli stessi cittadini palagianesi. È un bene che rappresenta la comunità palagianese, la identifica in quanto un bene che appartiene alla civiltà contadina, che sono le nostre radici e che ancora oggi è il motore trainante dell'economia della nostra comunità. Una comunità agricola. Questa bellissima vetrina che la Proloco regalerà ai cittadini di Palagiano, e non solo, sarà l'occasione appunto per far conoscere meglio ciò che la nostra comunità può dare, può offrire e regalare. Il frantoio è stato segnalato alla sovrintendenza nel 2006 e oggi è sottoposto a vincolo architettonico. Tutta la lavorazione e le fasi di produzione avevano inizio proprio in quest'area. Siamo nell'area dei depositi e in particolare da questa finestra e da altre che si possono vedere nella struttura, dette sciave, si facevano cadere le olive che si depositavano quindi sul terreno, e qui iniziava un processo naturale di riscaldamento utile per le varie fasi di lavorazione. Ci troviamo nel vano principale. Al centro, la grande macina, dove avveniva la prima fase vera e propria di lavorazione, quindi quella di molitura. Si tratta di una grande macina in pietra con gli ingranaggi di legno, ingranaggi che venivano azionati con l'ausilio di un timone da un animale da tiro, un mulo o un asino. Infatti questo luogo era condiviso tra uomini e animali. Effettivamente su questo lato possiamo notare una rientranza che era adibita a stalla o a mangiatoia. Dalla molitura della macina si otteneva la pasta d'olio, questo impasto semifluido che poi doveva essere inserito nei fiscoli, e quindi fiscoli che venivano poi sottoposti alla pressatura per la produzione dell'olio. Questa operazione di riempimento dei fiscoli avveniva su questo piano di lavoro. Un elemento che rende particolare questo spazio
è la decorazione in maiolica che riveste parte di della parete frontale e laterale. Si tratta di una fattura rara e mi piace pensare che il proprietario abbia con questa decorazione voluto regalare un tocco di colore a questo luogo buio. La stesura della pasta sui fiscoli, i fiscoli venivano posizionati qui in basso in modo da essere torchiati da questo torchio alla genovese. Una volta torchiato, l'olio gocciolava lentamente in questo canale sino ad arrivare in questa piccola cisterna ove è presente un foro che portava l'olio buono nella cisterna. La caratteristica di queste piccole cisterne era quella proprio di separare le tre fasi, sanza, acqua di vegetazione e olio. L'olio confluiva in questa cisterna e vi depositava fino a quando poi non veniva raccolto per il confezionamento. La caratteristica di questo frantoio è che avendo temperatura costante 15-18 gradi garantiva poi all'olio una qualità eccellente. Di frantoio in frantoio è il caso di dirlo, perché adesso voglio portarvi a Surano, dove abbiamo visitato un altro frantoio, ma in realtà è stato bellissimo stare lì perché ho conosciuto un maestro della cartapesta che rientrerà proprio nel tour in programma il 27 e il 28 maggio, vedete. Quest'anno, in occasione di Tesori Nascosti, Surano sarà una delle 14 tappe in Puglia e andremo a visitare diversi siti qui a Surano. È fondamentale la disponibilità offerta dai privati, perché grazie alla loro dedizione e disponibilità nei confronti del Prologo e della comunità intera, e abbiamo l'opportunità di far visitare questi luoghi. Il primo sarà il frantoio Ipogeo del dottor Pierfrancesco Galati. Siamo all'interno del frantoio Ipogeo ed è un frantoio scavato interamente nella roccia locale, come si può vedere. All'interno di questo frantoio sono visibili tutte le strutture importanti e portanti del lavoro stesso. La pietra macina che vedete alle mie spalle veniva fatta girare da un mulo bendato, infatti nel terreno c'è ancora il solco, intorno ci sono ancora i segni dei torchi, sotto alle postazioni dei torchi si vedono invece benissimo le piccole cisterne, oggi coperte da un vetro per questioni di sicurezza, ma dove un tempo andava proprio a defluire l'olio che scendeva da questi torchi. Ci sposteremo presso l'edicola votiva della famiglia Lecci. Ci
ci troviamo all'interno di casa Lecci, all'interno del loro giardino possiedono questo bene culturale veramente importante, è una edicola votiva, è una struttura vera e propria costruita con la volta a botte tipica del Salento e con alle mie spalle l'opera che dà il titolo all'edicola stessa, l'Adorazione del Sacro Cuore di Gesù. Come potete vedere al centro c'è questo bambino Gesù in trionfo con il cuore, con il Sacro Cuore in petto, rappresentato insomma nella iconografia classica, un cuore coronato dalle spine, con un effetto tridimensionale di notevole stesura, perché sotto nella parte bassa si vedono dei scalini che creano questo effetto di tridimensionalità, sembra a noi che la osserviamo dall'esterno di essere quasi coinvolti all'interno della rappresentazione. Nella parte esterna invece, proprio ad accogliere il pellegrino o anche il devoto, vi sono due icone, ma sono di epoca diversa rispetto all'affresco all'interno dell'edicola. Abbiamo la Madonna Assunta e San Rocco, sono i compatroni della città stessa di Surano e probabilmente quelle edicole risalgono al 1800, come anche quelle che si vedono sulla matrice, sulla chiesa matrice. Compatibilmente con diciamo, gli orari delle sante messe andremo a visitare la chiesa madre, dopo andremo a visitare l'ex laboratorio tessile. Un altro dei tesori nascosti che avremo modo di visitare qui nel nostro tour di Surano è il laboratorio di cartapesta del maestro Antonio Papa. Vedere come si lavora la cartapesta, anche questo un antico mestiere del nostro territorio. Vedremo i suoi strumenti, le focature e sarà veramente un'occasione unica. Nel mio laboratorio, il 27 e il 28, farò vedere il lavoro che faccio. Cioè le statue di cartapesta. Farò vedere come si inizia a modellare un volto, come si prepara la carta, come si impaglia, come si fuocheggia e anche come si incarta, come sto facendo io adesso. Ho accolto davvero con molto entusiasmo questa proposta di tesori nascosti per poter far vedere il mio lavoro e per far vedere anche il lavoro degli altri. I tesori nascosti sono importanti anche perché mettono in risalto quella che è l'economia del territorio, quindi dall'economia agricola, quindi il frantoio ipogeo, all'economia legata all'artigianato, quindi il laboratorio tessile e il laboratorio di cartapesta, e nonché anche i riferimenti alla religione e all'arte sacra. È utile ringraziare innanzitutto l'Umplipuglia che ha ideato questa bellissima iniziativa giunta alla terza edizione. La Regione Puglia, che grazie al contributo e alla collaborazione ha fatto sì che tale iniziativa possa essere realizzata, il Comune di Surano, che ha concesso il patrocinio, e tutti i volontari della Prologo, e un ringraziamento alla Delegazione Messapia, appunto, che ha scelto Surano come sito di questi tesori nascosti. Nel
Nell'ambito di Tesori Nascosti non sono protagonisti solo i luoghi da scoprire, ma anche le persone. Qui abbiamo visto un artista, mentre a Rutigliano abbiamo avuto il piacere di conoscere delle monache che pensate gestiscono l'unica fabbrica di ostie che serve tutta la regione Puglia, Basilicata, Calabria, arriva anche in Lazio, e lì abbiamo incontrato la presidente Patrizia Alberga, che ci ha raccontato la lunga tradizione di Rutigliano, fatta non soltanto di fischietto. Come proloco di Rutigliano, coinvolti in questa iniziativa di Tesori Nascosti, abbiamo scelto come siti l'antica fornace insieme al Museo del Fischietto in Terracotta, il convento delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucarestia insieme alla loro officina di produzione delle ostie, ed ancora Palazzo Pappalepore, collegato un po' sia alla storia ma a quella che è la tradizione e la leggenda del fischietto. Siamo nella chiesa di Sant'Andrea, nel borgo antico di Rutigliano, a Porta di Bari. È una chiesa annessa al convento cinquecentesco delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia. Sono conservate alcune opere d'arte, come la grande pala d'altare che vedete alle mie spalle, di Giambattista Lama, è un pittore napoletano vissuto tra 600 e 700, allievo del Giordano, e l'Immacolata tra Santi. I due santi che sono ai piedi dell'Immacolata sono Sant'Andrea, appunto, che è il titolare della chiesa, e dall'altro lato c'è San Nicola, che è invece il patrono della città di Rutigliano. La chiesa con il relativo convento hanno da sempre costituito un importante punto di riferimento per la vita sociale e culturale, soprattutto da quando è stato abitato, ed lo è tuttora, dalle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia. Hanno ereditato la fabbrica delle ostie, che è una delle fabbriche più antiche in Puglia per la produzione delle ostie che servono per le celebrazioni eucaristiche. L'ordine delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia è sorto a Napoli nel 1890 grazie a un'intuizione di Suor Maria Pia della Croce, di cui è in corso il processo di beatificazione. Lei ha aperto proprio a Rutigliano la prima casa in Puglia e ha vissuto per molti anni anche qui a Rutigliano. La sua cella volle fosse sistemata in prossimità dell'altare principale, perché trascorreva le notti, lei dormiva non più di un'ora, due ore, in contemplazione verso Gesù sacramentato. Thank you.
Ci troviamo in una bottega Figula di Rutigliano ed esattamente nella Fornace, antica fornace, unica ancora funzionante a Rutigliano. E c'è il figulo che si chiama Samarelli che opera ancora e utilizza la fornace per cuocere soprattutto le cosiddette pignatte. Di un tesoro nascosto perché ci racconta quella che è la tradizione di Rutigliano della lavorazione della terracotta che si perde un po' nel tempo. Per quanto riguarda invece i fischietti, ormai si utilizzano forni elettrici o a gas. La tradizione del fischietto che nasce un po' ha diverse simbologie, diverse valenze, sostanzialmente come un giocattolo. Abbiamo la valenza apotropaica, quindi una sorta di portafortuna, e poi c'è quella che a noi piace di più raccontare, che è una valenza d'amore, quindi il fischietto galletto, che ci racconta che è un simbolo e un pegno d'amore. Il Museo del Fischietto in Terracotta è un percorso che ci accompagna, un percorso variopinto che ci accompagna proprio e ci racconta quella che è la vita quotidiana del nostro paese, perché il fischietto racconta tutto quello che può succedere nel paese. Siamo a Palazzo Papaleppo Remoccia, una delle dimore storiche più belle di Rutigliano. È un palazzo che riveste anche un'importanza storica, oltre che architettonica, per Rutigliano, perché è stato sede della cosiddetta burla. Il 28 noi riproporremo proprio quello che accadde l'8 maggio del 1799, la genesi della burla, perché alcuni rutilanesi si radunarono qui in Palazzo Papalepore per pianificare questo stratagemma, questa burla. Il tutto visto attraverso gli occhi di due turisti. L'iniziativa Tesori Nascosti è importante perché sicuramente mette in risalto e ci fa scoprire quelle che sono le peculiarità dei nostri piccoli borghi, dei nostri piccoli paesi, a livello sì storico e architettonico, ma soprattutto di tradizione e folklore. Ci siamo fermati raccontandovi le bellezze nascoste di Rutigliano, che voglio ricordare fanno parte della delegazione Peucezia Sud, e qui sono presenti due ragazze del servizio civile proprio di San Nicandro, di Bari. Benvenute con noi. E vi voglio chiedere proprio l'esperienza che state vivendo come servizio civile. Abbiamo visto tante vostre colleghe che sanno raccontare il loro territorio. Ecco, immaginate un futuro proprio legato a questo settore. Prima la consigliera parlava di opportunità per i giovani. Allora, inizio col dire che grazie alla Pro Loco e grazie a questa esperienza ho scoperto cose del mio paese che non sapevo, cioè niente, zero, storie che non ci hanno mai raccontato,
e quindi spero di poter dare una mano anche in futuro, quando possibile, soprattutto a Luca Sanicandro, e andare avanti col tempo e scoprire altro e mandare questa storia, raccontare queste storie, queste scoperte anche a chi è più piccolo di noi, che purtroppo non si sa cosa c'è dietro, per esempio al castello, che è un nostro bene primario. E quindi con la speranza che questa tradizione continui a vivere e che la gente è ancora spronata a scoprire. E quindi, rimanendo proprio nel barese, ovviamente ti ringrazio per il tuo pensiero, che ovviamente condivido appieno. Io rimarrei nel barese, come vi dicevo, e andrei a Terlizzi, perché oltre ai luoghi, all'arte che stiamo scoprendo, ci sono anche dei personaggi storici come Michele De Napoli, che è stato sindaco di Terlizzi. Adesso c'è una pinacoteca dedicata a lui e, in occasione di Tesori Nascosti, verrà svelato qualcosa non noto a tutti, proprio di Michele De Napoli. La Proloco di Terlizzi è orgogliosa di aver candidato questo bel bene culturale, la Pinacoteca De Napoli. La delegazione Peucezia Nord, che raccoglie 14 proloco, ha ben ratificato questa bella proposta. Nella due giorni noi apriremo le porte appunto a tutti i visitatori, che ci auguriamo possano essere numerosi, e soprattutto agli studenti della Scuola dell'Obbligo. Michele De Napoli nasce a Terlizzi nel 1808 e morirà sempre a Terlizzi nel 1892, quindi, come si può vedere, abbraccia un intero secolo. La produzione di Michele De Napoli inizia come studente dell'Accademia, poi decolla con soggetti di tipo mitologico. Una volta affermatosi come pittore e anche affreschista, che è molto importante, riceve più commissioni da parte di committenze religiose, e quindi ci sono molti quadri religiosi. Giunge mano a mano alla storia d'Italia, ed è qui che si sofferma maggiormente, perché i liberali, cui faceva parte, cercavano il vero. Si può dire che il vero significava non i miti della storia greca, ma le vere e proprie vicende che avevano attraversato l'intera storia d'Italia. De Napoli non è stato un pittore locale, è stato un illustre personaggio italiano che ha dato lustro non soltanto a Terlizzi ma a tante altre città, in particolare Napoli. Ma quello che per noi è importante che venga fuori da questa iniziativa così importante,
lodevole è il fatto di ritrovarci nella casa scrigno del De Napoli, perché l'allora sindaco Michele De Napoli donò alla città di Terlizzi questo immobile, che poi fu subito trasformato in pinacoteca, affinché fossero esposte tutte le sue mirabili opere. Ovviamente ringrazio anche qui il presidente della Proloco Franco Dello Russo e ringrazio Leonardo Bolognese invece, che ci ha accolti a Serrano. Lì abbiamo visto la chiesa Santa Maria di Strigliano, personalmente è stata un'esperienza epica perché ci siamo ritrovati immersi nella natura, paesaggio mozzafiato e profumi che solo la nostra terra riesce a restituirci. In occasione di questo progetto Tesori Nascosti abbiamo l'opportunità di valorizzare questa chiesetta di Santa Marina e cripta di Santa Marina. Si può visitare la cappella in continuazione. Nel periodo, già iniziando dal 28 di maggio, ci sarà ogni domenica nel pomeriggio una messa. Ci troviamo di fronte alla chiesa di Santa Marina di Strigliano, uno dei siti aperti in occasione della manifestazione Tesori Nascosti. Precedentemente sotto la chiesa di Santa Marina era costruita la chiesa dedicata a San Niccolò. Da quando Domenico Salcedo acquistò il casale di Strigliano nel 1749 decise di costruire una nuova chiesa. Questa chiesa all'interno ha una cripta che però non è accessibile, e un'altra cripta la si può ammirare all'interno del caseggiato di villeggiatura di Domenico Salcedo. All'interno della chiesa, sopra l'entrata, c'è un'epigrafe in lingua latina che riporta la storia dell'edificio. La prima pietra di questo edificio fu posta da Giuseppe Salcedo, che era lo zio di Domenico Salcedo, che aveva acquistato il casale, e fu posta nel 1752. Giuseppe Salcedo morì il 29 agosto del 1753 e il nipote Domenico Salcedo decise di continuare la costruzione della chiesa. In quanto riguarda alla cripta di Santa Marina non si può accedere, però ci sono delle foto di tutti gli affreschi che sono sotto alla cripta. Siamo di fronte al caseggiato di villeggiatura di Domenico Salcedo, il barone che acquistò il feudo di Strigliano nel 1749. Questo caseggiato riporta sull'arco d'ingresso lo stemma della famiglia Salcedo, composto da 5 cuori e sormontati da un albero. E sotto l'arco possiamo vedere il numero romano 1768. All'interno del caseggiato possiamo vedere una cripta che è preesistente al casolare stesso, che il barone Salcedo mise in sicurezza per poter proteggere gli affreschi. La cripta è privata e non è visitabile, ma durante le giornate del 27 e 28 maggio, in occasione di Tesori Nascosti, tutte le foto che precedentemente sono state fatte saranno esposte, così chiunque voglia visitarla e vederla può avere l'opportunità di vedere gli affreschi della cripta stessa.
Adesso invece andiamo ad Ostuni, perché in una chiesa di Ostuni, pensate, è presente il Veronese, che è un grandissimo artista proprio dell'arte di Venezia, e ci ha accolto qui Madia Trinchea, proprio la presidente del Proloco Ostuni, una Proloco giovanissima, ma che al suo seguito ha già tanti giovani, ecco, rimanendo in tema di giovani. La delegazione Valle d'Itria verrà rappresentata dal sito del comune di Ostuni e quindi dalla chiesa Maria Santissima dell'Annunziata, un tempo denominata Chiesa della Carnara. Questa chiesa ha un valore storico grandissimo, racconta la storia di Ostuni dal 1200 in poi. Dal punto di vista artistico ha veramente dei gioielli, dei tesori, delle sculture sia in pietra che in legno, così come anche le tele, molto spesso di autori locali, e quindi in qualche modo rappresenta fisicamente, materialmente, quello che è la nostra cultura, ma anche la nostra spiritualità. È un gioiello nascosto perché al suo interno custodisce un vero e proprio tesoro nascosto. Pensate che è possibile ammirare un capolavoro dell'arte veneta rinascimentale attribuita a Paolo Cagliari, detto il Veronese. Tesoro nascosto presente in questa chiesa è il quadro del Veronese alias Paolo Cagliari, che insieme a Tintoretto e a Tiziano è uno dei tre esponenti maggiori della pittura veneta. Ha una prospettiva piramidale da basso, infatti le quattro figure intorno al Cristo deposto sono San Giuseppe d'Arimatea, San Giovanni, la Madonna e la Maddalena. In alto il tutto viene bilanciato dalla presenza dei due angeli ai lati della croce. Sullo sfondo ci sono questo cielo azzurro, però coperto da queste nuvole bianche e rossastre. Veronese era fondamentalmente un pittore appunto veneziano, ma Andrea Albrizzi, che era viceconsole, nonostante venisse da Lecco viceconsole della Repubblica della Serenissima, era stato mandato appunto qui a controllare il traffico di olio, quindi volle chiamare Veronese per abbellire la sua cappella, e appunto ecco il motivo per cui poi abbiamo questo dipinto, questo bellissimo dipinto qui a Ostuni. Il progetto Tesori Nascosti è un progetto che ci aiuta a valorizzare i tesori appunto nascosti del nostro territorio ed è anche un modo per conoscere di più il nostro paese, Ostuni. Abbiamo avuto l'opportunità di scoprire il quadro del Veronese che si trova all'interno della chiesa dell'Annunziata. Un elemento molto importante e particolare della chiesa che non tutti sanno è che è presente uno stemma che rappresenta tre torri, che sarebbero le torri dell'ex castello che si trovava a Ostuni, che ora non c'è più perché è crollato a causa di un terremoto. Sarà un motivo per apprezzare e scoprire i tesori nascosti custoditi all'interno della chiesa, ma soprattutto sarà possibile conoscere quella che è la storia legata a questo monumento del XII secolo, legata comunque alla città di Ostuni. Recuperare anche un bene storico, un bene culturale, vuol dire recuperare un'identità sociale
che è di tutti. Questa chiesa non è di qualcuno in particolare, è nostra e dice la nostra identità e dice la nostra cultura. Anche andarla a salvare vuol dire salvare un pezzo di noi, della nostra vita, della nostra storia, della nostra società. E chiudiamo questo viaggio nel Foggiano, in Capitanata, dove Ciro Dattoli ha incontrato il presidente Alessandro Calello, che ci ha mostrato il suo di tesoro nascosto. Per arrivarci bisogna seguire il sentiero appena accennato. Il percorso però a volte te lo devi creare salendo, o meglio arrampicandoti, sulla montagna garganica. Fatichi un po', superi gli ostacoli e poi ci sei. Sei alla Grotta dell'Angelo, una delle tre del percorso micaelico sul Gargano, e nei pressi di San Nicandro Garganico. Le altre due sono a Cagnano Varano e a Monte Sant'Angelo, la più famosa. In questa fetta di terra e di Monte Delio, in provincia di Foggia, archeologia, preistoria, religiosità, culti antichi, tradizioni e leggenda si mischiano e diventano storia. Dobbiamo cercare di valorizzare questi posti e tesori nascosti, grazie all'Umpli Puglia, serve anche a questo, quindi a cercare di portare l'occhio delle persone su questi luoghi al fine di valorizzarli. C'è una particolarità davvero sorprendente, che è quella che la Grotta dell'Angelo di San Nicandro Garganico del Monte Delio è perfettamente allineata insieme alle grotte di San Michele, dedicate a San Michele, di Cagnano Varano e di Monte Sant'Angelo. E si tratta non di grotte costruite da mano umana, ma grotte naturali, per cui questo allineamento perfetto lascia davvero sorpresi, e quindi per questo si dice che è un po' misteriosa come sito. La Grotta dell'Angelo risale al Paleolitico, con graffiti che si stanno perdendo e sono quasi invisibili. Qui sono stati rinvenuti anche reperti archeologici e tombe dell'Alto Medioevo, oltre ad una pila naturale che fanno ipotizzare sia stata in passato un luogo di culto. Leggenda vuole che sia a forma di drago, le sembianze del diavolo che San Michele sconfisse scaraventandolo contro il Monte Delio. Cercare di sensibilizzare l'amministrazione a renderle accessibili e fruibili a tutta la comunità, garganica e non solo. Sindaco, però ci si arriva con estrema difficoltà. Che si può fare? Sicuramente c'è bisogno di valorizzare il percorso, che è abbastanza scosceso, che porta su alla grotta, con diciamo delle modalità che agevolino l'accesso, modalità compatibili con la natura dei luoghi, chiaramente, e su questo chiaramente ci attiveremo non appena possibile. Il nostro progetto, diciamo, è proprio quello di riproporre in chiave moderna, o comunque riscoprire quello che era sicuramente il cammino micaelico di queste tre grotte allineate tra loro, e che sicuramente doveva avere poi un inizio con la Grotta dell'Angelo di Monte Delio e un esito, una fine al santuario di Monte Sant'Angelo, che era conosciuto a livello mondiale già nell'antichità. La Grotta dell'Angelo non è distante dalla chiesa di Santa Maria di Monte Delio, di stile romanico pugliese, testimonianza dell'antica città slava di Devia. Qualche storico ne parlava in questi termini: sembra quasi una gemma caduta dalla borsa dell'ultimo crociato proveniente dalla Terra Santa. E infatti, quando si accede al sito, si vede questo pianoro che è totalmente, diciamo, immerso nella natura, e di colpo si scorgono queste tre absidi tipicamente romaniche. Uno splendore incastonato in quello che potrebbe essere un parco archeologico attrezzato. La chiesa presenta affreschi straordinari risalenti al 1000 e al 1200, che però soffrono la mancanza di interventi protettivi e di restauro. Riconoscibili sono le effigie di Sant'Ippolito, il Cristo Pantocrate e le donne che allattano. Affreschi di chiara ispirazione cristiana, con bellissimi mosaici bizantini. Purtroppo il tetto paga la furia dei fulmini del tempo e vi andrebbero dedicati interventi mirati e precisi. È stata già recuperata negli anni 70, chiaramente anche in questa fase ha bisogno di un restyling dal punto di vista conservativo, perché è evidente che il tempo
continua a fare il suo corso, per cui anche in questo senso stiamo cercando di impegnarci per attirare dei fondi su questo bene. Come vi dicevo, rimaniamo sempre nel Foggiano, la Proloco di Cerignola ci ha fatto scoprire il piano delle fosse, per noi sempre raccontate da Ciro Dattoli. Una distesa di 26.000 metri quadri all'interno del ciclo urbano di Cerignola, centro Fantino, in provincia di Foggia. E lo storico piano delle fosse del grano, testimonianza unica che gode del vincolo tutelativo emesso dalla sovrintendenza per i beni artistici, archeologici e storici della Puglia. Il piano delle fosse granarie innanzitutto è un monumento, un vero e proprio monumento, un unicum a livello mondiale ed è praticamente il luogo in cui vengono conservate oltre 630 fosse granarie. Cos'erano? Perché queste fosse granarie a cosa servivano? Le fosse granarie sono dei veri e propri silos interrati, quindi scavati nella terra, che in passato, sin dal Medioevo, venivano utilizzati per conservare le enormi quantità di grano che la nostra terra di Capitanata produceva. Quindi simbolo nel vero senso della parola della realtà agricola di questa terra. Assolutamente sì, sono un vero e proprio monumento al lavoro del nostro territorio, al lavoro della nostra città, perché qui su questo piano confluivano un sacco di attività lavorative, qui intorno sorgevano botteghe, negozi, artigiani che con il loro lavoro hanno reso la nostra terra quella che è oggi. Ogni fossa come si distingueva dall'altra, o meglio, di chi erano? Allora, le fosse appartenevano a diversi proprietari, avevano la possibilità di conservare il loro contenuto, che di solito era grano oppure altri cereali o altri piccoli legumi, e per le loro caratteristiche avevano la possibilità di conservare questo raccolto da un anno all'altro, quindi erano delle vere e proprie banche in cui il raccolto veniva conservato dai grandi proprietari terrieri, che quindi avevano questo deposito naturale e sicuro per i loro importanti prodotti e quindi per le loro finanze e per la loro economia. Di fronte ad ogni, anzi accanto e davanti ad ogni isola, che in pratica è una fossa, troviamo delle pietre particolari. Cosa sono? Sì, allora praticamente ogni fossa granaria viene riconosciuta da un quadrato di pietra locale che ne delimita appunto la posizione e viene poi riconosciuta tramite UTETL, questa pietra che la identifica e su cui sono incise le iniziali dell'antico proprietario e anche un numero progressivo che serviva appunto a chi deteneva i registri di questo immenso patrimonio a poterne riconoscere il proprietario, il contenuto, a stabilirne quando era necessario magari l'apertura per utilizzare il contenuto. Secondo i rilievi, sino a quando sono state usate le fosse? Allora, le fosse sono state usate circa fino a 12 anni fa. Considerate che il vincolo della sovrintendenza è intervenuto negli anni 80, nel 1984 se non sbaglio, rendendone quindi un vero e proprio monumento da tutelare. Alcuni proprietari le hanno ancora appunto utilizzate, ma da qualche anno a questa parte ormai sono vuote e sono di volta in volta, insomma, simbolo di un progetto di ricrescita, di rinascita e soprattutto di sviluppo culturale e turistico. Siamo quasi in chiusura del nostro programma, 30 secondi davvero, Presidente e Gerardo Strippoli, per ringraziare Maria Cristina Mastrangelo e Salvatore, Ciro Dattoli e Danilo Longo per aver documentato alcune di queste tappe e poi Michele Palermo per tutte le altre che mi hanno accompagnata proprio alla scoperta dei tesori nascosti. Ecco, Gerardo, ci aspetta un weekend caldo, speriamo che anche il tempo sia dalla nostra parte perché noi ve l'abbiamo mostrati questi siti, però chi ci segue deve andare. Assolutamente sì, e le prime due edizioni ci hanno gratificato del grande riscontro ottenuto, quindi ci aspettiamo sicuramente un, un, una
risposta. Notevole afflusso di visitatori, non solo dalla nostra regione, ma anche da regioni soprattutto limitrofe. Quindi continua il nostro lavoro capillare alla scoperta di questi tesori nascosti, e sicuramente continueremo, perché ce ne sono e la nostra regione ne ha tantissimi. Non solo, ma le nostre Proloco, ogni Proloco sicuramente che fa parte delle 230 di Umplipuglia sicuramente ha più di qualche tesoro nascosto che va valorizzato assolutamente. Come dicevo prima, a parte i tesori rappresentati dai siti, ci sono anche esperienze culturali da vivere con le persone che vivono il territorio, quindi anche quello è un valore aggiunto. Certamente, perché insieme ai tesori appunto nascosti ci sono le identità nascoste, perché sono sintomo e indicatori di cultura, di tradizione, di storia. Per esempio vedevamo prima i frantoi, i poggei, che hanno caratterizzato per molto tempo quello che era il lavoro e quello che era il prodotto della nostra Puglia. Il nostro olio, che prima era l'olio lampante, e quindi c'erano delle tecniche che comunque non portavano poi ad avere un olio così raffinato. Poi chiaramente man mano si è scoperto che è l'olio migliore del mondo, tra l'altro. Ecco, Presidente Rocco Lauccello, davvero in chiusura, godiamoci questo weekend, godiamocelo tutti. Lei in qualche modo visiterà qualche sito? Visiterò qualche sito, è chiaro, uno lo visiterò sabato e l'altro lo visiterò domenica, quindi sarò un po' nel Tarantino, nel Salento, e un po' l'altro giorno, il giorno successivo, sarò sul Gargano. È chiaro che la Puglia è una terra ricca di suggestioni, e quindi abbiamo generato con questo progetto, un'azione coinvolgente dei territori e soprattutto di valorizzazione di questi siti, che attraverso un'attenta fruibilità dei siti possa far sì che possa crescere ancora insomma, la conoscenza, ma soprattutto la partecipazione dei residenti e non. Quindi non mi resta che veramente augurare a tutti, ecco, un buon viaggio, un buon tour alla scoperta dei siti, di tesori nascosti di Puglia. Ecco, Presidente, io vorrei aggiungere una cosa, perché molti li ho conosciuti. Cioè, lei ha una squadra meravigliosa, perché davvero tutti i presidenti, tutte le ragazze del servizio civile permetteranno di scoprire la Puglia in queste due giornate. Beh, è chiaro che tutti quanti devono rendersi protagonisti e tutti quanti vanno motivati a fare qualcosa per la propria località, per la propria comunità. È chiaro, io dico sempre, cerchiamo sempre di fare le cose per gli altri e non per noi stessi. Quindi questa è una delle iniziative che noi facciamo per noi altri. E quindi, ripeto, un grazie a quanti si sono impegnati e continueranno a impegnarsi per il nostro mondo molto ricco e variegato. Dal 29 si lavora per la quarta edizione. Il giorno dal 29 lavoreremo con altri appuntamenti, diciamo, che abbiamo, non la nostra programmazione annuale che abbiamo in cantiere, chiaro. Subito c'è la festa della musica, c'è Puglia Tipica che quest'anno si svolgerà a Corato, e poi abbiamo anche i cortei storici, la festa nazionale delle Proloco che si svolge il 9 luglio. Il percorso è lungo, è impegnativo, e quindi diciamo è un impegno costante 365 giorni l'anno. Ok, grazie Presidente, la ringrazio. Io velocemente in chiusura ricordo San Nicandro Garganico, Volturino, Cerignola, Terlizzi, Rutigliano, Palagiano, Talsano, Ossuni, Fragagnano, Casalabate, Galatina, Serrano, Surano, Leuca. Saranno le 14 città che apriranno i loro siti in occasione dei tesori nascosti di Puglia, in programma il 27, lo ricordiamo, e il 28 maggio. Rimanete aggiornati proprio sui canali ufficiali della Proloco Umplipuglia per vivere queste esperienze uniche, magiche, che la Umplipuglia ha riservato per voi in questa edizione 2023.